Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi, dopo 3 mesi di utilizzo, voglio farvi conoscere questo aspiratore della Vevor che in un ambiente come un laboratorio di noi hobbisti, secondo me, non dovrebbe mancare. Perché è un aspiratore multifunzione, si può utilizzare per le saldature a stagno, si può utilizzare con gli incisori laser e in tutte quelle circostanze nelle quali ci sia bisogno appunto di aspirare dell'aria e di filtrarla. Questo è il modello XF180, ma lo sto utilizzando ormai da luglio. Siamo praticamente ormai alla fine di settembre e voglio farvi vedere dopo questa esperienza come si comporta. Vi lascerò il link per poterlo acquistare e spero di lasciarvi anche un codice di sconto in modo da risparmiare qualcosina. Per il prezzo giù nel primo commento e nella descrizione, perché mi sono accorto che ultimamente i prezzi sul web stanno variando velocemente, quindi non voglio sbilanciarmi. Cambiamo inquadratura e guardiamo questo XF180 della Vevor in tutti i suoi dettagli. Iniziamo. E allora, con l'inquadratura un po' inclinata, così rientra un po' tutto, voglio farvi vedere i dettagli, le caratteristiche di questo aspiratore. Innanzitutto abbiamo 4 ruote sulla parte bassa, due di queste dotate di freno per evitare che il nostro aspiratore possa spostarsi nel caso in cui venga urtato. Poi abbiamo un tastino di accensione, il logo Vevor con il modello e nella parte posteriore abbiamo un'etichetta, ma soprattutto l'ingresso per l'alimentazione elettrica che si può separare, quindi questo tipo di cavo secondo me è molto comodo perché nel caso in cui non abbiamo la lunghezza necessaria basta acquistarne uno più lungo senza dover utilizzare svariate prolunghe, quindi effettivamente ho trovato comodo questa idea. Poi abbiamo queste clip che ci permettono di aprire il filtro che ancora non voglio guardare, lo guarderemo fra poco dopo avervi fatto vedere alcune prove di utilizzo. Comunque sia, questa parte si stacca. Ok, si innesta in modo deciso e abbiamo questo tubo che si può dirigere e rivolgere in diverse posizioni. Tra l'altro è davvero solido e fatto bene. Temevo che potesse essere poco stabile, invece è molto preciso. Anche scuotendolo, ragazzi, rimane nella sua posizione. Pure colpendolo, certo, si colpisce con forza. Ovviamente si abbassa, ma si abbassa non perché è stabile, ma perché gli stiamo dando una direzione. Quindi si può snodare, posizionare come si preferisce fino a raggiungere il punto nel quale deve aspirare senza invadere zone che non deve invadere. Questo l'ho apprezzato davvero tantissimo. Quindi adesso vi faccio vedere anche l'accensione. Guardate, si innesta in modo davvero deciso, rimane in posizione anche girando il tubo. Si gira tutto l'aspiratore perché si innesta davvero bene. Questo è un sintomo di buona qualità dei materiali. Però a noi interessa che debba anche aspirare bene. Allora, per poterlo accendere bisogna premere questo tastino dove abbiamo un LED di colore rosso lampeggiante. Alla prima pressione cambierà di colore, avrà un'aspirazione poco potente, il giusto, quello che può servire per esempio per una saldatura a stagno. La pressione successiva cambierà colore e diventerà ancora più potente e con l'ultima sarà potentissima e ovviamente anche più rumoroso. Quindi proviamo la prima. Rumoroso, per carità, non è silenziosissimo, ma è un rumore di vento che tra l'altro esce dalla parte bassa una volta filtrato dai 3 tipi di filtri che vi farò vedere uno ad uno. Ulteriore pressione aumenta il rumore, aumenta la forza di espirazione e aumenta anche il vento che esce da sotto e con questo abbiamo la forza massima. Con questo, ragazzi, è la potenza che io utilizzo per poter aspirare quando incido con l'incisore laser sul legno, dove si produce molto fumo. E tra l'altro, messo alla massima potenza, riesco ad aspirare il fumo, tranne nei casi in cui per via dell'air assist, per fori di sfogo, eccetera, del modulo laser, il fumo magari vada verso dietro. Per il resto riesce ad aspirare perfettamente. Me l'avete visto utilizzare praticamente in tutti gli ultimi video, forse dell'ultimo mese e mezzo, da luglio ad ora, in cui io recensisco gli incisori laser, si vede sempre questo bocchettone nella parte frontale. Allora, vi faccio vedere direttamente come aspira. Siete pronti? Guardate. E allora, ragazzi, vi faccio la prova con questo pezzo di legno ardente. Vedete come stia riempiendo già l'ambiente di fumo? Facciamo la prova con l'aspiratore mettendolo alla minima potenza. Come vedete, il fumo viene aspirato. Quindi, nel caso in cui si trattasse di un saldatore a stagno, che ora proveremo, o qualche altro tipo di materiale che brucia, che fa poco fumo, riuscite a lavorare. Certo, è alla minima potenza. Basta gesticolare, basta parlare, il fumo si sposta e quindi non viene più aspirato. Ma in questo caso, mettendolo alla potenza intermedia, aspira con molta più facilità. E questa è la potenza massima. Anche parlando vicino, gesticolando, il fumo si sposta, ma comunque viene aspirato.
Lo spengo, vi faccio vedere la differenza. Ha smesso di espirare, il fumo va un po' dappertutto. Adesso sta salendo, quindi il fumo che riempirebbe il vostro ambiente, in questo caso... Ok, quindi avete capito il concetto, avete visto la forza di aspirazione. Tra l'altro, a proposito di forza di aspirazione, guardate come si restringe questa parte in silicone con la forza di aspirazione. E se io tiro verso giù, la forza di aspirazione fa abbassare questo braccetto che vi ho dimostrato che ha una buona resistenza. Quindi guardate, non lo sto tenendo, ma semplicemente la forza di aspirazione lo ha pure staccato da qua. Quindi ok, la forza di aspirazione c'è, riesce ad aspirare molto bene. Facciamo la prova anche con il saldatore a stagno e poi vi faccio vedere i filtri all'interno. E allora ragazzi, ho posizionato quindi la base dell'aspiratore sul pavimento per evitare di avere il vento che sposti il fumo. Quindi già il saldatore è caldo, sciogliamo un poco di stagno e guardate, il fumo va all'interno dell'aspiratore. Ovviamente adesso è puntato in avanti e il saldatore è praticamente in linea. Se io lo metto sotto, il fumo viene aspirato del tutto, quindi è necessario che si lavori in condizioni favorevoli. Però anche in questo modo, quindi messo affiancato, in linea d'aria siamo proprio affiancati, non c'è nessun problema, il fumo riesce ad entrare lo stesso all'interno dell'aspiratore. E questo silicone resiste anche alle alte temperature, quindi anche poggiando il saldatore alla massima temperatura non si scioglie. Diverso invece è il discorso dei filtri, quindi se volete utilizzarlo per esempio con la saldatrice per saldare ad elettrodo oppure a filo continuo eccetera, allora in quel caso purtroppo i filtri c'è il rischio che possano prendere fuoco. Questo aspiratore non è studiato per poter essere utilizzato con la saldatrice che produca delle vere e proprie scintille, ma con questo tipo di utensili, quindi un saldatore a stagno o qualunque altra cosa produca del fumo da combustione. E allora è arrivato il momento quindi di guardare i filtri. Quello che ha fatto oggi praticamente è nulla, perché vi ripeto, lavora da luglio fino a ora, siamo a settembre, e quindi ha aspirato tantissimo fumo. Questo è il manuale di istruzioni, si vedono due modelli, l'XF250 e questo che è l'XF180, ovviamente con caratteristiche differenti e anche con prezzi differenti. Guardiamo questa immagine, un'anteprima di quello che vedremo adesso. Abbiamo un prefiltro in cotone, un filtro interno, quindi in EPA per filtrare le varie particelle, e questo invece è un filtro ai carboni attivi per poter annullare quasi tutte le sostanze nocive. Poi qua abbiamo le diverse caratteristiche tecniche, quindi il livello di rumorosità, e loro parlano di 55 decibel, effettivamente è il rumore di vento, però risulta fastidioso, dobbiamo essere sinceri. Poi abbiamo l'informazione sul peso, quindi 9 kg, questo ci fa capire che comunque struttura in metallo, è un prodotto fatto per durare a lungo. Abbiamo anche la potenza di aspirazione, quindi 15 metri al secondo, questa è la portata di aria, 180 metri cubi l'ora. Adesso però tolgo il tubo dalla parte alta e vi faccio vedere la parte interna. Ragazzi, non so quello che troverò, l'ho utilizzato davvero tantissimo, infatti si vede che non mento. All'interno il filtro è diventato già molto scuro, questo è il filtro in cotone, questo invece è il filtro EPA e questo invece è il filtro a carbone attivo. E anche all'interno abbiamo questo materiale che, se vi dico cos'è, non ci credete, è polvere di pietra, perché con l'incisore laser a fibra ho inciso con un'incisione laser 3D anche delle rocce. E questo è il materiale filtrante, quindi il cotone, che viene dato in dotazione. Sono ben 4 pezzi da poter sostituire nel caso in cui sia necessario. Il rumore che sentiamo è solo di aria e non di vibrazioni, perché abbiamo questa parte gommata e quindi quando viene posizionato qua sopra non abbiamo nessuna parte metallica che vada a vibrare, perché non si toccano fra di loro, ma semplicemente questa gomma che fa anche da guarnizione, quindi lo scopo principale è quello, ma abbiamo una struttura fatta davvero molto bene. E dunque ragazzi, fatto in metallo, devo dire sono rimasto soddisfatto, sono sincero, se fosse stato un poco più silenzioso sarebbe stato meglio, ma con una potenza di aspirazione come questa penso che sia inevitabile. Per il resto a me è piaciuto, quindi se vi serve vi lascio il link giù nel primo commento nella descrizione, spero anche un codice di sconto, ma voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, soprattutto iscrivetevi, lasciate un like e cliccate sulla campanella. Ciao da Riccardo e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti.